a tutti e bentornati nel mio canale YouTube. Oggi, come progetto, vi presento questa borsetta. Come vedete, non è né troppo grande né nemmeno troppo piccola. Infatti, misura 33 centimetri per 22 di altezza. Quindi è perfetta per metterci il cellulare, il portafoglio e la pochette. Qui ho messo calamita e non l'ho foderata. Questo perché con questo cordino, che è lo Swan Cotton Glitter di 3 Sfere Shop, la borsetta mantiene la sua forma. Quindi un cordino perfetto per realizzare le borse. Oltretutto questo è anche glitter, che purtroppo nel video non si vede bene. C'è un glitter dorato in questo color panna. Come tracolla ho usato questa catena lunga 82 centimetri. Questa era lunga un metro, ma io ne ho tagliato circa 20 anelli in modo da raggiungere gli 80-82 centimetri. E poi ho messo dei moschettoni che ho cucito, vedete qua nei laterali. Poi, se volete cambiare la catena, potrete tranquillamente farlo. Bene, se il progetto vi piace e volete realizzarlo anche voi, seguite il video tutorial. Materiale occorrente: cordino Swan Cotton Glitter Panna. Purtroppo qui con questa luce non si vede bene il glitter oro che c'è in questo cordino ed è veramente stupendo, brilla. La matassa è da 250 grammi ed è un prodotto 3 Sfere Shop. È un cordino morbido, molto bello da lavorare. Uncinetto numero 4, metro da sarta, forbice, ago, catena argentata coi moschettoni. Anche questa l'ho acquistata su 3 Sfere Shop. Questa è un metro, ma penso che la accorcerò a circa 70 centimetri. La tracolla la voglio un pochino più corta. Passiamo al procedimento. Swan Cotton Glitter e uncinetto numero 4. Lavoro il cappietto. E procedo con la lavorazione delle catenelle fino a raggiungere una lunghezza di 50 centimetri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ho lavorato in tutto 65 catenelle e ho raggiunto così la lunghezza di 50 centimetri. Una catenella e volto il lavoro. Quindi salto la prima, entro nella seconda e lavoro 4 maglie basse. Una, due, tre e quattro, così. Una mezza maglia alta. Procedo ora a maglia alta e lavoro 55 maglie alte.
4, 5, 6 e procedo fino a 55. Ho ultimato le 55 maglie alte e ora ho le ultime 5, quindi lavoro come ho fatto all'inizio, una mezza maglia alta. E le 4 maglie basse. Una, due, tre, quattro. Una catenella e volto il lavoro. Ora ripeto le 4 maglie basse, ma lavorate in costa dietro. Quindi prendo solo l'asola dietro. Una, due, tre e quattro. Una mezza maglia alta in costa retro. E ora 55 maglie alte in costa retro. Quindi prendo sempre l'asola dietro del punto. Quattro, cinque e proseguo fino a 55. Lavorate le 55 maglie alte in costa retro, ho i miei ultimi 5 punti e lavoro una mezza maglia alta in costa retro e le 4 maglie basse in costa retro. Una, due, tre e quattro. Così. Una catenella e volto nuovamente il lavoro. Ora per la terza volta ripeto la stessa lavorazione. Quindi le 4 maglie basse in costa retro, una, due, tre, quattro, una mezza maglia alta in costa retro, così, e nuovamente le 55 maglie alte in costa retro. Una, due, tre, quattro e continuo fino a 55. Negli ultimi 5 punti ripeto sempre una mezza maglia alta in costa retro e 4 maglie basse in costa retro. 1, 2, 3 e 4. E ho concluso così la terza riga. Ora il lavoro cambia un pochino. Quindi faccio una catenella e volto il lavoro. Ora, per le prossime righe vado a lavorare 5 maglie bassissime in costa retro
55 maglie alte in costa retro e nuovamente 5 maglie bassissime in costa retro. Quindi facciamo qui all'inizio un punto elastico. Quindi entro nell'asola dietro e lavoro la maglia bassissima in costa retro. La seconda. La terza, la quarta e la quinta, così. E poi parto subito con le maglie alte in costa retro. Una. Due, quindi vedete qui il lavoro si stringe, mentre la parte centrale diventerà più larga. Ho gli ultimi punti, i 5 punti della riga, e anche qui, come ho fatto all'inizio, li lavoro a maglia bassissima. 1, 2, 3 in costa retro, quindi prendete l'asola dietro. 4 e 5. Una catenella, volto il lavoro e rifaccio lo stesso procedimento. Vado nell'asola dietro e lavoro la maglia bassissima. 2, 3, 4 e 5, così. E procedo a maglia alta in costa retro. Così. Continuo con lo stesso procedimento per le righe successive. Piccolo riepilogo, ho lavorato 3 righe con 4 maglie basse e una mezza maglia alta e poi tutto a maglia alta, sempre in costa retro, per 3 righe. Per le successive 19 righe ho lavorato a maglia bassissima e ne ho realizzate 5 in costa retro, più tutte le righe sono a maglia alta in costa retro. Ora a questo punto vado a fare la stessa cosa che ho fatto qui all'inizio, quindi lavoro 3 righe con 4 maglie basse, una mezza maglia alta e tutto a maglia alta. Sempre in costa retro per 3 righe. In questo modo avrò completato il corpo della borsa e poi farò i laterali. Ho completato le ultime 3 righe e questa parte è ultimata. Ora andiamo a preparare i laterali. La larghezza del laterale è di circa 5 centimetri, che corrispondono a 6 punti. Quindi ora andrò a realizzare una striscia di 6 punti a maglia bassa, che poi andrò a cucire qui tutto intorno. Quindi riprendo ancora il mio cordino, cappietto e 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, più una per voltare il lavoro. Quindi salto una e lavoro a maglia bassa.
così. Così, poi una catenella, volto il lavoro e ricomincio a lavorare a maglia bassa. Questa volta non lavoro in costa retro, ma farò il punto basso normale. E quindi vado a lavorare questa striscia. Per la lunghezza di tutto il laterale della borsa, che è di circa 22 centimetri. Non lavoriamo tutte nello stesso modo, quindi man mano che realizzate la striscia, poi prendete bene la misura perché deve poi combaciare qui all'inizio con la fine. Ho raggiunto i 22 centimetri, 22 centimetri e mezzo circa. Quindi ora taglio il filo, ne lascio una bella gugliata lunga che userò per cucire il laterale alla borsa. Quindi ora qui faccio il nodino. Filo nel lago, vedete? Questa è la seconda fascetta che ho già realizzato e cucito tutto intorno. L'ho già fissata. Quindi ora vado sull'altro lato. Questo è il rovescio. Qui sono sul rovescio. Quindi entro qui sul bordo della borsa e comincio a fissare il primo punto. Così. E poi procedo con la cucitura. Cerco di prendere due asole di destra e due asole di sinistra. Così e tiro. E procedo con la cucitura fino a qui. Poi piego il lavoro così. Unisco questo lato. E infine l'altro, e infine il lato opposto. Completo la Una cucitura. volta cuciti i laterali, metto la borsa sul dritto. Così. Riprendo il cordino. Entro qui, in un punto sul laterale della borsa. E lavoro la prima catenella. Poi ora procedo a lavorare a maglia bassa per tutto il giro in modo da rifinire il bordo della borsetta e inserisco la codina. Quando arrivate a lavorare sul laterale della borsa, qui è l'inizio, qui è la fine, nel mezzo dobbiamo andare a fissare la catena. Vedete, io qui dall'altra parte l'ho già fissata. Ho lavorato il punto basso e la cucitura resta così all'interno. Così. Quindi ora devo fare il lavoro anche da questa parte. Quindi metto il gancio all'interno e
entro nel punto basso, quello centrale, entro nel gancio e lavoro alcune maglie basse. 2, sempre prendendo il gancio all'interno. 3 e 4. Così resta fissato. Poi vado nel punto successivo, prendo il filo per realizzare la maglia bassa, ma non la chiudo. Vado nel punto successivo, riprendo nuovamente la maglia bassa e non la chiudo e chiudo tutti i punti insieme. In questo modo i punti in più che ho fatto qui li vado a recuperare qui nel lato. E ora faccio la stessa cosa nel punto successivo. Prendo il filo e non chiudo la maglia bassa, vado nel punto successivo, prendo il filo e chiudo le due maglie basse insieme, così. Poi il gancio resta fissato per bene all'interno e ora chiudo il lavoro con la maglia bassissima. Ora con l'ago andrò a nascondere il filo e anche questo passaggio è così ultimato la mia borsetta. Ora qui al centro, vedete, ho fissato le calamite. Così, in questo modo la borsa si chiude. E ora, naturalmente, per coprire qui metterò questa applicazione. Ora con ago e filo andrò a cucirla per bene sul tessuto, mentre sull'altro lato andrò a cucire la targhetta handmade. In questo modo non si vedrà più la calamita all'interno. Così. E la mia borsa è così ultimata. Davanti l'applicazione con il fiore e sul retro la targhettina handmade. E la borsetta è pronta per essere utilizzata. È carina, vero? Peccato che con questa luce non si vedono per bene i glitter. Vi assicuro che questo filato, questo cordoncino è veramente meraviglioso. La borsetta non è né troppo grande e nemmeno troppo piccola, ci sta il giusto. Quindi potete metterci oltre al cellulare anche il portafoglio, una pochette, il necessario. Il progetto è così ultimato. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando anche sulla campanellina, così ogni volta che realizzerò un progetto riceverete una notifica. Grazie ancora per la compagnia. Al prossimo progetto. Ciao a tutti!